E amici YouTube, primo episodio, torna Peppe Matera sulla panchina, si parte dal Genoa ragazzi, si parte dal Genoa, che Miki Maga bisognerebbe portare. Signore e signori, siamo lieti di... Parte dal Genoa, al posto di Girardino. Eccolo lì. Allenatore Cerignolano, parte proprio dal... Al Genoa? Allora, perché se non sbaglio dovrebbe esserci Balotelli, ragazzi. No. Non c'è Balotelli, ragazzi. Però... Sormi... Mamma mia, modulo A5, ragazzi. Modulo A5, però c'è Pinamonti. Lo possiamo portare Balotelli, eh? Se non sbaglio lo possiamo portare Super Mario. No! Sì, dove giocava nell'ultima squadra Balotelli? Allora, Adana Demispor 23-24. E poi il Genoa, però. Andiamo. Turchia. Vediamo se c'è Balotelli. Non ci credo, ragazzi. Ma perché non l'hanno messo? Devo fare l'aggiornamento nuovo. No, ragazzi, volevo avere Balotelli, ma non si può prendere. Peccato ragazzi, ma Balotelli ci stava. Ma
C'avevo Menegoni. Somma arriva. Portiere Collini. Allora, sono... o 4-3-3. Ci sta così, ragazzi. Frandrop più largo. Miretti Sabelli. Ma può giocare o Torsby. Zias. Ci sta Frandrop. Gioca Torsby. Iacco lo mettere al posto di Vasquez. Zanoli, sincero lì. Ci sta. Con Maturro e Kuban. Non si mettere Marinoschi lì. Cioè, perché Giuseppe Riccardi vuole provare proprio l'esperienza con... Vuole ripartire da Genova. Sempre sul mare si tratta. L'obiettivo è portare Giuseppe Riccardi al Genoa. Al Genoa ce l'hai i soldi. Attenzione, perché Riccardi si può trattare subito. Però ragazzi, che brutto non avere subito che volevo avere Balotelli. No, si può ritrattare proprio per perché Balotelli comunque, ragazzi, non me l'ha messo. Peccato. Peccato, che Balotelli ci stava la prima stagione. Ah, giocata al Sion, poi alla Dana Demispor. Però c'è il derby con la Samp. Ah, c'è Cornero, Juve Stabia. Allora, sembra Giuseppe Riccardi sembra poter andare a Napoli. Andare al Genoa, però. L'obiettivo è che giochi con Pinamonti. Beh, il Genoa, ragazzi, da quando è diventato americano Riccardi si trasferisce al Genoa. Ma voleva a tutti i costi Peppe Matera. Ragazzi, quei due sono accumulati.
Oramai devono stare insieme anche nel Genoa. Vediamo che maglia indosserà Pepino. A 11. Però sarebbe pronto anche a prendere la 10. Vediamo chi ha la 10 a Genoa. Pronto a mettersi a disposizione. Tanto sembra forse Gollini rinnovare, eh? Coppia tutta italiana, ovviamente. Riccardi Pinamonti. Allora, ma più che altro, ragazzi, bisogna vedere un attimo. Gollini lo vuole prendere. Mi sa che l'ha già preso, perché sì, ma Carnicola, Peppe Matera vuole occuparsi, almeno vuole un Genoa in Europa. Però ragazzi, non possiamo portare Balotelli. Non c'è neanche... In realtà me lo dà il Demispor, però c'è Saiborra, Zanoni a Napoli. Sì, Matera vuole prendere tutti questi giocatori. Questi sono buoni giocatori per il Genoa, perché vuole prendere a titolo definitivo. Peccato che non c'è Super Mario. C'è Favilli, che è buono. Prestito al Bari, Gudmundsson. Ieri c'era Mesias. Cardi va bene la 11. Derby con la Samp.
Ragazzi, ci facciamo il derby con la Samp, eh? Giuseppe Riccardi già vuole segnare nel derby. Il derby di Genoa, ragazzi. Eccolo Matera. Peppe Matera, eccolo lì. Giuseppe Riccardi già ascoltare su indiscrezioni. Siamo al Bernabeu, ragazzi. Siamo al Bernabeu per il derby della Lanterna. Siamo al Bernabeu per il derby della Lanterna. Pinamonti. Ulkic. Bravo il lancio profondo. Ottimo il pallone d'interno. Occhio al pallone giusto. Eccolo. Attenso e non ha deluso. Primo gol ne fa, lo fa nel derby della Lanterna. Giuseppe Riccardi. 4 anni di Genoa. Lui è comunque residente in Liguria. Lui che ha trovato una nuova fidanzata tutta ligure. O perlomeno. Marinoschi. Questo è un pallone importante. Coda. Si avventa sul pallone e ferma tutto. De Winter. Gollini. Zanoli. Messias. Pinamonti. Derby della Lanterna ancora 0-0. Si gioca in un grande stadio nel Bernabeu. Miretti. Ottimo tempismo, interrompe la difende bene la squadra di Peppe Matera. Se ne va di forza. Quanto comunque Girardino, ma ha lasciato partire un gran tiro, pallone che è uscito abbondantemente. Sì, perché se hai De Winter ad Antonio perdere Pepino. Palla in area di rigore. È costato tanto. Aspetta, non è finita. Salva la porta, ma non è finita. Miretti. Dunque, bravo Gollo. Sceglie la soluzione corta. Era Bellemo. La passa indietro. Oh, Gollini. Lascia rubare il pallone. Finisce qui il match. Vince il Genoa. Grazie a Giuseppe Riccardi. Ottenuto con grande carattere contro una squadra che ha fatto una grande partita il Genoa di Matera. Che separa i due contendenti. Eccolo lì. A prendere già la piena fiducia dei tifosi che già in un derby esordino in un derby della Lanterna. Ancora prima del suo compleanno, ma tranquilli che quando ha preso che prima di tutto Mario Balotelli è incredibilmente tornato in Serie A. L'aveva detto, voglio tornare in Serie A per farlo, perché non c'era il gioco e l'ho creato, raga. Ho cercato di farlo abbastanza simile alla realtà come overall, adesso vi faccio vedere e vi spiego. La mia idea iniziale, raga, era di andare a prenderlo nella data reale in cui voi vedrete questo video, o comunque
Balotelli, eccolo qua, Mario Balotelli, 33 anni, ovviamente compierà 34 tra... dovrebbe firmare con il Genoa, o forse ha già firmato, comunque 28 ottobre. Il problema è che avendolo creato... ma vediamo se... perché a me non me lo dava. Andiamo ragazzi. Ma è possibile? Non è possibile. Boh, vabbè ragazzi, purtroppo non riesco a cercarlo. Andiamo avanti. Roberto Insigne non sarebbe male per il Genoa. Arriva l'Inter la prima, campione d'Italia la prima giornata, 3-0. Quando hai uno come Giuseppe Riccardi, 0. Guardate, Giuseppe Riccardi è già contento di stare nel Genoa. Genoa Inter. Poi Monza. Andiamo con Genoa Inter. Almeno il pareggio. Almeno il pareggio in Genoa Inter. Si va a Marassi. Già
Genova ci ha aperto le porte oggi per questo match, la bellezza dei Carugi, il mare ovviamente, ma anche lo spettacolo. Monti, Miretti. C'è Bissek. La mette nel mezzo. Oh. Riesce a liberare, difesa in affanno. Esias. Sommer. Attacca la squadra di Matera, eh. Çalhanoğlu. Lautaro Martinez. Thuram. Gollini. Gollo. Subito lunga per Pinamonti. Occhio perché l'Inter comunque. Ma il Genoa, la prima partita Girardino la pareggiò. Facendo neanche mano. L'aiuto dei compagni. Pallone che viene allontanato. Bravo. Occhio De Winter. Oiacco. C'è il gol proprio di testa. Thuram. Prova ad andare. Gollini. Aaron. De Winter. Zanoli. Mamma mia, bastoni. Cattivo. Lautaro, Lautaro, Lautaro. Oiacco, che partita. Frattesi. Frattesi che interessa a Matera. Fuori. Potrebbe prenderlo, l'Inter, il Genoa, ma... Bravo Sommer! Cioè, il Genoa comunque... tenendo molto bene un... Bogliacco. Badel. Marinoschi gioca più esterno. Risolve a Cervi. Attenzione, l'Inter sta facendo fatica sul campo di Genoa. Attenzione Thuram. Anche perché il Genoa ha vinto quasi tutte le partite nel precampionato. Oh! Che gol ha fatto Pepino! Questo è un gol da cineteca, ragazzi! Mamma mia, è impazzito Matera in panchina! È impazzito, è impazzito! Guardate qua! Fatto un gol, ragazzi! Capolavoro! Uno dei gol più belli probabilmente della stagione, ma se non proprio di FIFA. Se lo beve. Tresi, frattesi, Thuram, Thuram, Thuram! Riccardi, Riccardi, Riccardi. Perché questo può essere il pallone. È nel 2-0. E doppietta personale, ancora il suo sigillo. Che partita. Fischia la fine l'arbitro, missione compiuta per i padroni. 2-0 per il Genoa. La classica partita dove la squadra che non ha niente da perdere gioca senza pressione. Mamma mia. Cardi ha fatto un gol incredibile. In chiusura di episodio. Oh, davvero essere soddisfatto della sua partita.
prima doppietta con la maglia del Genoa in Serie A. La vittoria di oggi porta soprattutto la sua firma. Ha messo a segno una doppietta d'applausi, ha trainato la fase offensiva, capitalizzando dove serviva per mettere in casa. Ragazzi, potrebbe arrivare Scamacca. Potrebbe arrivare Scamacca al Genoa. Scamacca e Frattesi. Al Genoa, ragazzi, vuole fare un mercato da Champions League, eh? Genoa vuole un campionato da Champions League. Boh, arriva ragazzi Scamacca per quella cifra. Arriva Gianluchino Scamacca. Ai Pinamonti, ai Scamacca. Ma penso metto Riccardi e Scamacca davanti. Se no potrebbe giocare con anche la difesa a 3. Chiude il mercato il Genoa. Meglio di così si muore, ragazzi. Purtroppo Balotelli, ragazzi, non si è riuscito a portarlo, ma... Guardate che Genoa abbiamo, ragazzi. Un friendro. Frattesi 81. Credo Badelli, ma potrebbe... Miretti, sì, Frattesi lì. Ma in realtà, ragazzi, Frattesi... Riccardi, sì, può giocare lì. Sì, ma cambia il modulo, ragazzi, totalmente. Sì. Sì, cambia totalmente il modulo con Aaron. Sabelli gioca lì. Gioca Maturro. Torna Bani, ragazzi, torna Bani con Zanoli, Marinoschi e Scamacca prima punta. Che squadra il Genoa, ragazzi, pienamente per la Champions. Pienamente per la Champions, il Genoa che vuole rinascere con la nuova società.
Riccardi dopo la doppietta, ma con un gol da Cineteca, ha detto mi sento bene a Genoa. Mi sento bene, era da un po' che non giocavo così. Eccolo Davide Frattesi. È arrivato il giorno più importante, quello del debutto, la prima verifica del campo. Un saluto agli amici all'ascolto, buone notizie almeno dal punto di vista del meteo, perché è veramente una serata gradevole, non c'è una nuvola. Un saluto alla Meta, Leria Dani, a tutti gli amici. Detto Giuseppe Riccardi, sto bene a Genoa. Il gol contro l'Inter. Ah, qua Jota. Il gol contro l'Inter mi ha dato uno stimolo assurdo. Pinamonti. Attacco tutto italiano, Matera. Cragno, super Cragno. Matera per continuare il sogno col Genoa. Sta facendo un grande lavoro sulla panchina del Genoa. Ah, bravo Pablo Marì. Attenzione che Riccardi lì c'ha il piede caldo, eh. Attenzione. Ha il piede caldo, eh. Cragno. Riccardi ha il piede caldo, ragazzi. Mari. Scamacca. Scamacca per Frendrup. Frendrup. Frendrup, Cragno. Super Cragno che si è... Genoa, ragazzi, ha fatto la differenza. Ha vinto con l'Inter 2-0. Jota. Jota. Dani Mota. Mota, Mota. Daniel Baldini. Gollini. Poi Vogliacco. Sta quasi in conclusione il primo episodio. Sensi. Sensi con il pallone lungo. Si libera bene. Ah, c'è il gol. Gol del Monza. Monza è sempre tosta, eh. Non c'è più tempo, signore, dunque il meglio. Prima sconfitta per il Genoa, ragazzi. Che torna a casa senza punti. Una sconfitta più di tanto. Pier, siamo ancora all'inizio, la condizione non nuovo modulo. Resta ovviamente rammarico per ma comunque il Genoa rimane a tre punti. L'obiettivo non era perdere. Vediamo se riusciamo a fare ancora l'ultima col Verona. L'episodio è un po' più lungo. Già comunque rimane no gara da non perdere, manca poco all'inizio. Già no Verona, terza di campionato. Dopo il gol da Cineteca, proprio a Marassi. Quando è pronto a partire, è iniziato il conto alla rovescia. Genova ci ha aperto le porte oggi per questo match, la bellezza dei Carugi, il mare ovviamente, ma anche lo spettacolo dello stadio e del pubblico. Subito Riccardi ha trovato... Ah, proprio Scamacca. Ha
dosato male il calcio. Male. Lombardo contro Sabelli. Frandrup ha saltato l'avversario. Difficile che il Genoa perda in casa. Scamacca. Sì, Brian da Silva. Non chi c'ha, perché c'ha Pinamonti. Ma non ci credo. Però Lio tira Pinamonti. Si è arrabbiato Matera in panchina. Pinamonti. Pina. Pinamonti. 1-0 Genoa. Se almeno il Genoa deve lottare per l'Europa. Frattesi. Fabio Miretti. Può metterla da lì. Pina! Il migliore è Pinamonti oggi. Però si sta mangiando un sacco di gol. Pina. Può calciare in porta da lì. Pina! Doppietta di Pinamonti. Già in casa è un'altra squadra. Sì, se Pina Zanoli. Ah, ultima occasione per il Genoa. Giuseppe Riccardi oggi non ha trovato il gol. Dopo il gol da Cineteca. Poco in mezzo. Spazza via questa palla. Ah, probabilmente anche la nuova posizione. Pina. Gianluca Scamacca. Scamacchino. Segue dell'avanzata. Scamacca, occhio che è solo. Buono l'intervento del portiere. Pina. Serve il compagno in area. Può andare nello specchio. Oh, Perilli, non è finita. La gira su Malinowski. Rete! Pani, Genoa domina squadra di Matera. Primo gol di Malinowski. 3-0. Col Verona ci sta. Brutta circolazione di palla dell'Ellas. Ancora 600 secondi alla fine. Bravo. Bene l'avversario, può ripartire. Attesi. E c'è Genoa, 3-0. Sono arrivati infatti Piatta di Pinamonti e Malinowski. La terza giornata, ma la loro classifica inizia ad assumere contorni interessanti. 6 punti per il Genoa di Matera. Se continuano così possono candidarsi al ruolo di minavagante. Allora, ragazzi, chiudiamo l'episodio con un gran Genoa di Matera, già settimo. Era bella a tutti e pieno da c'è.